Christian D. Larson. Allenare il subconscio per avere risultati concreti. Nel momento in cui hai chiaro in mente quello che vuoi fare, ripetiti un migliaio di volte al giorno che lo farai. Il modo migliore per realizzare tale desiderio si aprirà presto davanti ai tuoi occhi. Avrai l'opportunità di desiderarlo. Se desideri migliorare nel futuro, allora sii migliore adesso. Colui che dà il meglio di sé sviluppa il potere per diventare migliore. Colui che vive i suoi ideali sta creando una vita ideale. Nulla nella tua vita non si può modificare o migliorare se impari a regolare il tuo pensiero. Il nostro destino non è tracciato da qualche potere esterno. Siamo noi stessi che lo creiamo. Ciò che pensiamo e facciamo nel presente determina ciò che accadrà nel futuro. Quando decidiamo di formare il subconscio lungo una direzione qualsiasi, dobbiamo sempre rispettare la seguente legge. Il subconscio risponde alle impressioni, ai suggerimenti, ai desideri, alle aspettative della mente cosciente, a condizione che la parte conscia della mente trovi in quel momento un punto di contatto con il subconscio. Il segreto si trova quindi nel momento in cui le due fasi mentali si incontrano. Per far sì che ciò accada, è necessario sentire l'azione che penetra nel tuo intero sistema interno. Non solo dovresti essere in grado di sentirla in superficie, ma anche nel profondo. In questi momenti la mente deve essere calma e in perfetto equilibrio. Deve essere consapevole del fatto che al tuo interno c'è qualcosa di delicato e profondo che va ben oltre la mera esistenza superficiale. Quando vuoi dirigere il subconscio verso la salute fisica, prima di tutto crea nella tua mente l'immagine della perfetta salute. Prova a focalizzare quest'idea con l'occhio della mente. Prova a sentirne il senso con la coscienza e, mentre sei in questa condizione, permetti al tuo pensiero e alla tua attenzione di arrivare a quella profonda quiete, a quello stato di serenità in cui puoi sentire l'idea mentale della salute e farla arrivare a ogni atomo del tuo sistema. In breve, cerca di sentirti sano nella mente e lascia che questa sensazione pervada poi il corpo. Ogni volta che senti l'arrivo di una malattia, puoi troncarla sul nascere con questo semplice metodo, perché se il subconscio viene spinto a produrre maggiore salute, le forze corrispondenti si aggiungeranno al processo e presto cominceranno ad arrivare alla superficie e mettere, per così dire, fuori strada ogni malattia minacciosa. Ricorda sempre che ogni cosa che si esprime nel subconscio, dopo un po', troverà la sua espressione nella personalità. E laddove le azioni del corpo sembrano non rispondere al tuo volere, attraverso il potere del subconscio, è possibile ripristinarne immediatamente l'ordine, l'armonia e la pienezza. Quando un atteggiamento è stato portato avanti per un po' di tempo, gli sforzi devono essere ripetuti per poter permettere al subconscio di agire esattamente in quella materia. Una cosa è comunque certa: se si continua a dirigere il subconscio per alleviare e rimediare una condizione, questa nel tempo sarà rimossa in maniera positiva. Il subconscio non si limita a possedere il potere di eliminare condizioni indesiderabili dal corpo o dalla mente. Può anche fare in modo che delle condizioni già presenti siano migliorate e sviluppate. Per applicare questa legge, desidera profondamente quelle determinate condizioni. Crea un'idea molto chiara nella tua mente di quello che dovranno essere. Nel dare istruzioni al nostro subconscio su ciò che desideriamo, che il desiderio sia mentale o fisico, dobbiamo sempre tenere a mente il miglioramento. Il subconscio compie sempre il lavoro migliore se noi desideriamo il meglio. Se desideriamo la salute, dobbiamo dirigere il subconscio verso la produzione di una salute sempre migliore. Se vogliamo più potere, non dobbiamo dirigerlo verso una certa quantità di energia, ma verso l'idea di renderci più potenti. In questo modo avremo dei risultati garantiti sin dall'inizio. Se cerchiamo di allenare il subconscio a produrre una certa quantità di energia, potrebbe passare un po' di tempo prima che possa svilupparsi davvero la cosa.
Nel frattempo, dovremmo incontrare delusioni e ritardi, ma se il nostro desiderio è costante, avremo certo un immediato miglioramento, seguito da altri sempre maggiori, fino al raggiungimento dell'obiettivo visualizzato. Deve essere fatto ogni sforzo per distruggere quelle qualità che non desideriamo. Qualunque cosa pensiamo intensamente, il subconscio la farà sua e la svilupperà ulteriormente. Quindi, se ci fermiamo a pensare alle nostre mancanze e alle cattive abitudini, il subconscio le porterà avanti dando loro una vita e un'attività maggiore di quanto non abbia mai avuto prima. Se vogliamo costruire qualcosa di nuovo e positivo nella nostra vita, dobbiamo semplicemente dimenticare tutto ciò che ci crea malumore e tristezza. Quando il bene si sviluppa, il male scompare. Che il subconscio possa aumentare le tue abilità e le tue capacità è un fatto facilmente dimostrabile. Ogni volta che il subconscio è stimolato, il potere mentale e la sua capacità di lavorare aumentano al punto che, a volte, l'individuo che le possiede è caratterizzato da un potere mentale eccellente. Tutti noi sappiamo di casi in cui grandi cose sono state fatte da piccoli uomini attraverso l'uso del potere della mente che li rendeva unici e immensi. Ma era semplicemente il potere del subconscio ad agire, perché era stato stimolato nella maniera giusta, positiva e determinata. Casi di questo tipo non devono comunque essere eccezioni. Ogni individuo, in qualsiasi circostanza, può incrementare il potere della propria mente, il proprio pensiero e la propria volontà, fino a lasciarsi trasportare da quella forza perfezionata. La potenza diventa tale da spingere l'individuo verso l'obiettivo visualizzato, indipendentemente dalle circostanze, dalle condizioni o dagli ostacoli. Quello che è certo è che dobbiamo sollecitare il subconscio. Non importa quello che dobbiamo fare. Nessun giorno inizia davvero se non rendiamo vivo dentro di noi tutto ciò che possediamo nella mente, conscia e inconscia. Ogni volta che hai un lavoro da svolgere in tempi relativamente brevi, indirizza il subconscio verso questa strada in modo tale da incrementare le tue abilità e le tue capacità in quel determinato campo per il momento specificato. Il risultato è assicurato. Se cerchi nuove idee in un determinato campo di studio, dirigi lì il subconscio e le avrai a colpo sicuro. Nel momento in cui dai la direzione, è certo che il subconscio lavorerà su quella rotta. A questo proposito è bene ricordare che anche se possiamo ottenere ciò che desideriamo attraverso la mente cosciente, è abbastanza ovvio che deve essere coinvolto anche il subconscio. Così facendo, utilizzerai la mente in tutta la sua grandezza e non in una sola parte. Quando le richieste sono urgenti, il subconscio risponde più facilmente, specialmente se in quel momento i sentimenti sono più profondi. Quando hai bisogno di ottenere certi risultati, concentra la tua energia sull'imperativo «devo». La tua mente otterrà il potere di fare qualunque cosa. Ci sono innumerevoli esempi di alcune persone che vengono definite miracolate, mentre invece hanno semplicemente lavorato sulla propria mente. La ragione è che, quando si sente il bisogno di fare qualcosa a qualunque costo, il desiderio è così forte e profondo che arriva alle profondità del subconscio e invita all'azione tutta la potenza di quel vastissimo regno interiore. Se hai una grande ambizione, dirigi il subconscio più volte al giorno e ogni notte in quella direzione. Così troverai i mezzi necessari per raggiungere l'obiettivo. Una volta trovati, il successo sarà imminente, ma qui è importante ricordare che dobbiamo concentrarci su un'unica cosa. Se disperdi il pensiero, a volte dando l'attenzione a un'ambizione e poi a un'altra, confondi il subconscio e gli strumenti che svolgono il lavoro. Il risultato, in quel caso, non potrà essere assicurato. Fai dell'ambizione una parte fondamentale della tua vita e cerca di sentirne la forza in ogni singolo momento della tua esistenza. Se lo farai, la tua ambizione certamente si realizzerà. Potrebbe metterci 1, 5 o 10 anni, ma si realizzerà.
Essendo questa la verità, nessuno deve sentirsi turbato per il futuro, perché se effettivamente si sa quello che si desidera e si forma l'idea allenando il subconscio, i metodi e le necessità saranno garantite. Se c'è anche una sola ambizione che desideri assicurare, dirigi il subconscio in modo tale che ti faccia arrivare le informazioni necessarie per trovare la via da seguire. Il subconscio può farlo. Ricordiamo il detto: dove c'è volontà, c'è un metodo. Ed è vero, perché quando effettivamente vogliamo fare qualcosa, il potere della mente diventa così profondo e forte che l'intero subconscio si mette a lavorare trovando sempre un modo. Quando sia la mente conscia che quella subconscia si mettono a lavorare su un problema, trovano sempre una soluzione. Se c'è un talento che desideri sviluppare ulteriormente, dirigi il subconscio ogni giorno e il più frequentemente possibile verso quel desiderio. Aumentane la sua brillantezza e la sua potenza. Quando sei in procinto di intraprendere qualcosa di nuovo, non procedere finché non hai presentato tale proposto al subconscio. Qui troviamo il vero significato del dormirci su prima di prendere decisioni importanti. Quando ci addormentiamo, entriamo nel profondo del subconscio e quelle idee che portiamo con noi, in particolare quelle su cui maggiormente concentriamo la nostra attenzione, sembrano quasi capovolgersi, rendendo quindi possibile l'analisi da ogni punto di vista. A volte sarà necessario riproporre quelle idee più volte al subconscio, ma se saremo costanti, la risposta giusta alla fine arriverà. L'intera mente, conscia o inconscia, risulta possedere il potere per risolvere qualsiasi problema o si dimostra capace di fornire i mezzi necessari attraverso i quali siamo in grado di effettuare o portare a termine qualsiasi azione abbiamo iniziato. Qui, come altrove, la pratica rende perfetti. Quanto più alleni il subconscio a lavorare con te, tanto più facilmente diventa per lui rispondere alle tue indicazioni. Ecco perché la mente inconscia, a prescindere da quello che succede, deve essere chiamata in causa. In altre parole, è bene abituarsi a usare la forza della propria mente nella sua totalità, in ogni momento, e non solo per le grandi cose. Comincia a riconoscere il subconscio in ogni pensiero e in ogni azione. Pensa che puoi fare quello che hai deciso di dover fare. Elimina i dubbi. Prenditi alcuni momenti della giornata per suggerire al subconscio ciò che desideri realizzare. Sii completamente sincero, determinato, abbi fede illimitata e aspetta i risultati. Non permettere alla mente di abbattersi nel momento in cui decidi di far partire le indicazioni per il subconscio. Mantieni sempre la calma e l'equilibrio anche prima di andare a dormire. Non permettere a un'idea di penetrarti nel subconscio, a meno che non sia qualcosa che vuoi davvero sviluppare ed elaborare. Ogni idea profondamente sentita arriverà al subconscio. Quando non vedi arrivare i risultati, non perdere comunque la fede, perché in realtà tu sai cosa è andato storto. Il fallimento è avvenuto nel momento in cui i due campi mentali, conscio e subconscio, si sono toccati. Prova di nuovo allora, con una forza del pensiero più profonda e persistente. Sii sempre paziente. Alcuni di questi metodi portano risultati immediati, altri richiedono anche lunghi periodi. Ma che ci sia da aspettare o meno, continua a indirizzare nella maniera corretta i tuoi sensi. Fallo quotidianamente. Essere determinati in questo senso è un bene. Essere ansiosi non giova alla situazione. Fai in modo di lavorare sulle direttive del subconscio ogni giorno per migliorare sempre di più la tua mente, il tuo carattere e la tua personalità. Non puoi dare al subconscio troppo lavoro perché, per quello che ne sappiamo, il suo potere è immenso e la sua capacità di azione non ha limiti. Ogni sforzo porterà i risultati naturali a tempo debito, a condizione che tu sia sempre calmo, equilibrato e in armonia con i tuoi pensieri e le tue azioni.